e restauro di beni culturali minori, azioni che Italia Nostra porta avanti costantemente attraverso l'attività delle sezioni territoriali. Ne sono esempi Palermo, Lentini, Castelfidardo, nelle Marche, l'Arcipelago Toscano, Firenze, Castiglione della Pescaia, Milano, Lomellina, Bergamo, per citarne solo alcune, che fanno continuamente restauri, raccogliendo i fondi e facendo visite guidate, e che hanno portato al restauro di palazzi, cappelle, affreschi, teli, altari, marmi, archivi, eccetera, in un rapporto virtuoso tra volontariato e territorio. Indicativo in tal senso è il tema della qualità culturale delle attività e servizi collegato ai flussi turistici. Un paese ricco di emergenze culturali come l'Italia rischia ogni giorno di più di assecondare i principi imposti dalla globalizzazione, valorizzare a basso standard culturale il patrimonio più conosciuto per turisti mordi e fuggi, dimenticando quello che è considerato patrimonio minore, tra virgolette. Un'associazione come Italia Nostra lavora con i suoi soci e simpatizzanti alla scoperta o alla riscoperta di percorsi culturali lontani dal turismo di massa, costruendo itinerari culturali che valorizzano centri storici minori, tragitti sostenibili su vecchi tracciati ferroviari, ciclovie o cammini, individuando tematiche originali come quelle degli ipogei, che uniscono tante piccole o grandi città, la scoperta delle città sotterranee o l'Italia dei castelli e delle ville settecentesche. In sintesi, tanti percorsi che uniscono il paese da nord a sud su contenuti culturali che arricchiscono i nostri cittadini.